Ciao a tutti, io sono Izzy e io e i miei capelli disastrati oggi siamo qui per parlarvi di un film d'animazione intitolato Noci di Cocco, il piccolo drago. Noci di Cocco, il piccolo drago è sostanzialmente un film indirizzato principalmente ad un pubblico di bambini. Si tratta di un film prodotto in Germania, uscito nel 2014, qui in Italia è dell'anno odierno 2017, appunto, per chi magari stesse guardando questo video nel 2018. E qui in Italia, appunto, è uscito nel 2017. Chi è il protagonista di questo film? Il protagonista di questo film, lo dice il titolo stesso, è Noci di Cocco. Noci di Cocco non è altro che il nome di questo draghetto. Importantissimo. Questo film, appunto, come dicevo, si rivolge ai bambini, ma nel senso che non ha sottotrame particolari. Si tratta di un film che, secondo me, è fruibile da un pubblico di bambini, un po' meno forse da un pubblico di adulti che si aspetta chissà quali sottotrame, nel senso che è un film che si prende sul serio, nel senso che è un film che merita la visione, ma che da un adulto non, forse più di tanto non può, non dico interessare, però nel momento in cui lo vai a vedere, e se sei un adulto, devi essere consapevole che non ci saranno sottotrame particolari. In realtà una secondo me c'è, però ve la svelerò alla fine. Vi racconto la trama in breve, giusto per farvi capire che non è chissà che cosa, cioè non è un film che pretende troppo, la trama è particolarmente lineare, ma comunque ricco di personaggi che io stessa faccio fatica a ricordarmeli tutti. Tutto inizio con Noci di Cocco, un piccolo drago, appunto, che avrà la sua, cioè deve tenere la sua prova di volo a scuola. Appunto, vedete come tutto in dimensioni molto infantili, quindi i draghetti vanno a scuola per imparare a volare. Lui, che si è esercitato tanto e ha costruito anche qualcosa per volare, ma ovviamente i draghetti devono volare con le proprie ali, ecco, lui non è in grado, fallisce, diciamo così. Il nonno, che crede in lui, gli chiede di custodire l'erba del fuoco per farlo sentire importante, perché lui si sente inferiore ai suoi coetanei che sono riusciti a superare la prova di volo. Una cosa molto importante è che Noci di Cocco e la sua famiglia vengono classificati come draghetti sputafuoco, tramite appunto questa erba del fuoco. A Noci di Cocco viene chiesto di superare questa prova, quindi farne la guardia, ma arriva un suo amico con il suo vitellino e gli dice, il suo amico è un draghetto, anche lui che si chiama Oscar, e gli dice: aiutami perché i miei genitori non vogliono che io sia vegetariano. Tra poco diventerò adulto, maggiorenne, se non erro, dice. E come prova devo mangiare il mio animaletto domestico, mentre io sono vegetariano e quindi deve aiutarmi a nascondermi. Questo fa sì che Noci di Cocco lasci custodita l'erba di fuoco, che viene poi trovata dai genitori di Oscar. A sua volta verrà rubata da un piccolo draghetto che abita in una casa dello Yeti, che poi scopriremo cosa è veramente. Venuti a sapere del furto dell'erba di fuoco, Noci di Cocco non vuole farlo sapere a suo nonno e ai suoi genitori, e partono alla ricerca di questa erba di fuoco che i genitori di Oscar, che appartengono alla specie di draghi mangioni, comunque draghi che mangiano carne, insomma, portano l'erba di fuoco nel loro paese, diciamo così, comunque da tutti quelli della loro specie. Abbiamo un cuoco
che praticamente scopre l'esistenza di questa erba di fuoco e praticamente dice: ma perché ci hanno tenuto nascosto l'esistenza di questa erba? Perché effettivamente non è poi vero che i draghi, cioè non è poi vero che la specie di noce di cocco sputi fuoco così dal nulla. Lo sputa perché usa questa particolare erba. Quindi praticamente diciamo che è un po' un modo per identificarsi, ma non è che se un altro tipo di drago mangia quest'erba non sputa fuoco, ecco. E quindi insomma praticamente loro si sentono praticamente come se avessero scoperto la manna dal cielo, però effettivamente l'hanno rubata, era un segreto. E quando Nocita Cocco e i suoi amici trovano questo cuoco cattivo, perché poi alla fine è il cattivo della situazione, in realtà, nel senso perché si appropria di cose non sue, ma anche proprio perché tenta di cuocere letteralmente Nocita Cocco e i suoi amici. Che non ve l'ho detto, comunque sono un riccio che non c'entra nulla, cioè è loro amica, ma non dovrebbe c'entrare nulla con il paese dei draghi. E Oscar, che è l'altro draghetto amico, che è quello vegetariano. Ora non ricordo come, ma se non sbaglio perché comunque come si dice? L'erba di fuoco ha effetti collaterali in realtà sugli altri draghi, nel senso che il fuoco esce dal sedere anziché dalla bocca, quindi praticamente effetto peperoncino, tipo. E quindi diciamo che questo è un pochino l'effetto collaterale che ha nei loro confronti. Ora non ricordo come, ma riescono a fuggire e creano questa specie di mongolfiera. Non ricordo cosa, comunque cose che avevano trovato lì mentre stavano per essere pappati. Loro, tramite questa mongolfiera, si allontanano sempre di più dal paese dei draghi e alla fine incappano in questo altro paese in cui incontrano questo esserino minuscolo che è un draghetto anche lui ed è verde, ma è veramente minuscolo, cioè è piccolo così, non sto scherzando, e gli dice: voi dovete rispettare la cultura locale, cioè dovete parlare piano. È importante rispettare la cultura locale, anche questa cosa è molto interessante, devo dire. Cioè in un cartone animato per bambini è molto carina questa cosa, secondo me. Non è così scontata, nel senso la cosa della cultura locale poi non è neanche buttata a caso, nel senso che loro effettivamente non rispettano queste regole e vengono inghiottiti dal terreno, che ora non ricordo che essere fosse, però effettivamente loro stavano camminando su specie di sabbie mobili con dei dentoni. Vengono quindi inghiottiti perché questi esseri, che non si capisce molto bene cosa siano, vengono svegliati. Quindi l'importanza di rispettare la cultura locale non in un senso fine a se stesso, ma proprio è importante quando si va in un paese che non si conosce, capire innanzitutto quali sono le tradizioni del posto e rispettarle. Insegnamento carino e non così scontato, secondo me, per dei bambini. E niente, praticamente loro vengono inghiottiti, finiscono dentro questo grandissimo stomacone e alla fine, indovinate un po', grazie agli aculei del riccio, riescono a farlo starnutire. Hanno fatto anche altre mosse, ma ora non me le ricordo, comunque alla fine riescono ad uscire. E penso che le aiuti appunto anche questo piccolo draghetto minimo. Scusate, l'ho visto un po' di tempo fa e non lo ricordo proprio perfettamente. Però sì, le aiuta anche lui.
Ora, un'altra cosa che non ricordo è, secondo me, poco dopo incontrano il cugino di Minimo che si chiama Maxi Boo ed è un dragone altissimo rispetto del cugino che è microscopico e praticamente li porta dove abita praticamente insieme ad uno Yeti. Questo altro draghetto che era quello che aveva poi rubato ai genitori di Oscar l'erba di fuoco, soltanto che la casa dello Yeti in realtà è un vulcano e questo è un grandissimo spoilerone, però è così. Vi ricordate che all'inizio Noce di Cocco non era riuscito a superare la prova di volo, che il nonno gli aveva fatto conservare l'erba di cioè, fatto controllare l'erba di fuoco per fargli assumere più fiducia in se stesso. Ecco, nel momento del pericolo, cioè per salvare la sua amica, in generale i suoi amici, ma in particolare Matilda, il riccio, lui riesce a volare. Quindi, in un certo senso, un messaggio carino è, in un certo senso, più ti sforzi cioè non è brutto dire più ti sforzi di imparare a fare una cosa perché non è tanto quello, però se tu non riesci a rispettare i tuoi tempi in un certo senso, hai fretta di imparare. È pesante questo messaggio che sto per dire, non è così difficile da trasmettere, però come dire, il momento giusto arriverà. Giusto voler imparare, ma bisogna avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Questo non vuol dire arrendersi, però imparare una cosa, a fare una cosa o imparare una cosa in generale, bisogna prima essere nel mood, cioè se tu in quel momento ti senti sicuro o sei disposto a tutto, la carica ti farà sicuramente agire meglio. Io la vedo così. Maxi Po alla fine li aiuta a tornare sulla loro, cioè dove abitavano loro principalmente. Voglio dire sull'isola dei draghi perché i draghi ci sono anche lì. E niente, trovano questo chef che si sta scontrando poi con i genitori di Noci di Cocco, li sta accusando di aver tenuto tutto per loro l'erba, ma alla fine viene presa una decisione, la decisione di una condivisione, ossia che condividere è più importante di autodefinirsi, diciamo così. Cioè, questo è un messaggio molto, molto carino, secondo me. Messaggi importanti che ho rilevato da questa semplice trama sono essenzialmente tre. Uno è la sottotrama che vi avevo promesso, ma ve ne parlo dopo alla fine come sorpresa. Allora, il primo insegnamento, secondo me, è proprio nei confronti della fiducia in se stessi, ma anche diciamo che se tu hai fretta di imparare una cosa ma non credi in te stesso, sarà solo peggio. Cioè, tipo, tu vuoi imparare a fare una cosa fondamentalmente, ma non sei nel mood. Non hai solo fretta di imparare perché devi raggiungere gli altri, ma non ti preoccupi di credere in te stesso. Allora, in quel caso non ce la puoi fare. Invece in quel momento lui aveva così bisogno, non tanto, cioè non era un motivo futile a spingerlo. Non l'ha fatto per dimostrare qualcosa a qualcuno, ma perché ne aveva bisogno e questo averne così bisogno gli ha permesso di credere in se stesso veramente e raggiungere gli altri. Quindi quando imparate a fare una cosa, fatelo perché ne avete bisogno per voi stessi, perché ne avete bisogno in quel momento,
ma non perché avete fretta di superare gli altri o di arrivare dove sono gli altri, perché secondo me il danno è lì, perché nella fretta non si... La fretta non permette di credere in se stessi veramente, perché tu in quel momento hai in mente gli altri e non te stesso, e quindi questo rovina l'esito della performance, se la vogliamo chiamare così. Anche nello studio è così, per esempio. Bisogna studiare per se stessi e credere in se stessi per una propria soddisfazione, non tanto per superare qualcun altro o avere fretta di imparare tutto subito. Bisogna darsi del tempo e trovare anche il momento giusto. Più in generale, nella crescita è così. Diventare grande è un passo che compiamo tutti, ma chissà perché si è sempre fretta di diventare grandi. Ma quando in realtà diventare grandi è inesorabile, lo dico anche con un po' di tristezza. Passiamo metà dell'infanzia a voler diventare grandi e poi quando siamo grandi non siamo contenti neanche di essere grandi. Quindi io penso che siccome il diventare adulto è una tappa nella vita obbligatoria e inesorabile, è inutile forzare un bambino, un cucciolo, a crescere prima del tempo. Quindi questo secondo me è un insegnamento indiretto anche ai genitori. Non fate pesare ai vostri figli di non essere all'altezza degli altri, già grandi. Non lo so, cioè ci sono un pochino queste cose di aver fretta che il proprio figlio diventi grande, la maturazione, tutte queste cose qua. Ma alla fine è una cosa che prima o poi succede, quindi non ha senso confrontare il proprio figlio con gli altri, perché tanto crescerà comunque. E diventerà adulto comunque. Non ha senso mettere fretta, perché tanto quel momento arriva. Quindi questo è un insegnamento anche per i genitori c'è, secondo me. E innanzitutto per i bambini, ma sono un po' anche i genitori che fanno questo errore, secondo me, di voler pretendere che il bambino sia già grande, si comporti da grande, abbia delle prestazioni da grande, prima del tempo o prima del suo tempo. Perché tanto il suo tempo di essere grande arriverà esattamente come arriva per i suoi coetanei, non importa se prima o dopo. Un altro insegnamento è stato appunto quello della condivisione, cioè identificarsi, etichettarsi può essere bello. Può essere bello avere una razza di appartenenza, come nel caso dei draghi, avere qualcosa che, cioè non parlo degli umani perché per umano, cioè per noi umani non mi piace la definizione di razza, però in questo caso stiamo parlando di draghi. Ed effettivamente nel film è un po' come se ci fossero effettivamente delle razze di draghi, perché Noce di Cocco e tutta la sua famiglia sono arancioni, Oscar e tutta la sua famiglia dei draghi mangioni sono rossi. E Minimo e Maxibo in realtà, cioè tipo, sono parenti. È come se fossero della stessa specie alla fine, nel senso che uno è piccolo piccolo, l'altro è grande grande, hanno in comune queste taglie estreme e sono verdi. È una cosa carina, però visivamente per i bambini è molto carina. Ed effettivamente ti dicono che delle razze ci sono, delle differenze ci sono. Ma non è così necessario accentuarle quando si possono avere degli scambi. Questo secondo me è un messaggio molto importante. È vero che siamo tutti diversi, ma è anche giusto condividere la propria diversità con gli altri e insegnare la propria diversità, la propria peculiarità agli altri. In questo caso, una cosa semplice come può essere condividere
L'erba del fuoco. E una sottotrama molto interessante è quella del nonno, perché io mi sono chiesta, ma perché hanno scelto di far credere in noce di cocco proprio al nonno più che ai genitori? Perché gli anziani e i bambini sono sulla stessa lunghezza d'onda, anche psicologicamente. Spesso si fa questo paragone e l'anziano, il bambino. L'anziano è un adulto tornato bambino. Spesso si fa questo paragone. In questo senso il nonno è affine a Noce di Cocco, che è un cucciolo. Spesso le categorie di persone, attenzione, adulti, che noi ascoltiamo di meno, in cui crediamo di meno, sono appunto i bambini e gli anziani. I bambini perché li riteniamo troppo piccoli, l'anziano perché li riteniamo rimbambiti, troppo vecchi. Quindi il troppo grande e il troppo piccolo non vengono mai rispettati come si dovrebbe. Quindi mi è piaciuto molto. Forse questo un bambino non lo capisce, nel senso. Per un bambino questo messaggio potrebbe essere semplicemente il nonno, perché il nonno è una figura molto importante nello sviluppo dei bambini, cioè comunque la figura dei nonni è ricorrente nell'infanzia, una figura importante comunque chi ha avuto dei nonni da bambino. Può ricordarne l'importanza durante la sua infanzia, perché comunque il nonno è un po' la figura del saggio. Però in questa situazione ci viene mostrato un saggio che non viene considerato poi così saggio. Quindi la figura dell'anziano paragonato un po' a quella del bambino, persone a cui si dà ascolto così per metà, poi alla fine. Sono gli unici che hanno capito tutto in questa storia. Quindi, magari un bambino rivede semplicemente il proprio rapporto col nonno, questo rapporto tra Noce di Cocco e suo nonno, perché poi effettivamente è questo. Però, da notare che il nonno e Noce di Cocco vengono ritenuti uno troppo vecchio e l'altro troppo giovane. E quindi secondo me per le persone che stanno nel mezzo, quindi gli adulti, è una piccola sottotrama importante, non sottovalutare mai qualcuno perché è troppo giovane o troppo vecchio, soprattutto perché poi va a finire che sono quelli che si sentono sulla stessa lunghezza d'onda e incompresi e si capiscono più loro tra di loro, pur con così tanta differenza di età, che noi adulti che dovremmo saperci relazionare con entrambi, secondo noi. Ecco, e questo video è durato anche troppo, però io spero che vi sia piaciuto perché a me è piaciuto moltissimo registrarlo. È un po' più corto di quello della scorsa volta e ne sono contenta perché sicuramente lo apprezzerete anche di più, essendo un pochettino più breve. Io spero vi piaccia. Io so che si tratta di un film per bambini, però non è così scontato. Perché secondo me guardare un film che non ha così tante sottotrame ci permette anche di focalizzarci in quella che è l'ottica dell'infanzia, che è una cosa che troppo spesso dimentichiamo, ossia guardare un film da adulti pretendendo che ci sia una strizzatina d'occhio agli adulti. È superfluo a volte, nel senso che io non penso ci sia del male nel guardare un prodotto che è indirizzato a un certo tipo di target, perché farlo ti permette di entrare nell'ottica di come questo tipo di target potrebbe interpretare questo film. Quindi un consiglio per gli adulti: quando guardiamo un film d'animazione, è vero, io mi sbatto sempre a dire che i film d'animazione non sono per i bambini, perché
Ma non voglio che passi il messaggio di se solo per bambini allora è brutto, perché penso che anche rivedere un film nell'ottica di un bambino o comunque di qualcuno più giovane di noi, quindi che può essere anche un ragazzino, e sia utile per rapportarsi con loro, con i figli. Capire che insegnamento può trarre. E niente, io con questa raccomandazione vi saluto e vi auguro buona giornata e vi ringrazio per avervi ascoltato e spero che lo guarderete. Grazie a tutti, alla prossima.